Ciao a tutti ragazzi, questa app che vi presento è fantastica, si chiama MakeUp Plus e vi permette di fare delle cose incredibili sul vostro volto. Vediamo una prova, andiamo ad aprire un soggetto con un viso normale, non truccato, e andiamo a fare esempio, cliccando, ci sono dei precomposti, vedete, ecco che in automatico mette il trucco al soggetto. Ad esempio c'è una bellissima che si chiama questa, è Star, guardate come diventa il soggetto, veramente incredibile. E potete, la cosa bellissima, potete fare modifiche direttamente sul volto, ad esempio snellire il viso, questo è un esempio, potete allargare, allungare il viso direttamente, potete cambiare e allungare gli occhi, cioè usando questa leva gli occhi si ingrandiscono e si riducono, potete modificare il mento, ecco il mento allungato o più lungo o più corto, potete modificare l'ampiezza del naso, la dimensione del naso, allargandolo o restringendolo in base a come vi piacerebbe avere appunto lo stesso. Potete inoltre andare poi a modificare direttamente sulla foto tutta una serie di texture che sono le tinture, esempio dei capelli, esempio andiamo a modificare, scegliamo un colore, andiamo a modificare poi la texture e la più scuro, più chiaro, biondo, moro, castano, e scuriamo o meno i capelli. Possiamo modificare il rossetto, più scuro, più chiaro, beige, scuro, il fard, il fondotinta, tutto quello che va a influire sul trucco del viso, sull'imbellimento del volto. Questo programma riesce a farlo, andiamo a modificarci appunto il contorno del viso per rendere più, per far uscire fuori il nostro soggetto, andiamo a modificare esempio le sopracciglia, le scegliamo più alte, più strette, anche qui andiamo a modificarle tranquillamente scegliendo il tipo con la levetta a destra e a sinistra come sto facendo io, è veramente fantastica. Possiamo andare a modificare oltre a questo anche esempio l'ombretto, cioè l'ombretto che usi all'interno sopra l'occhio. Infatti andiamo a scegliere il colore e come vedete modifica proprio l'ombretto. La cosa bellissima è che una volta aperta l'applicazione lui riconosce in automatico gli occhi, la bocca, il naso, i capelli, e in automatico riesce in qualche modo a gestire le zone dove puoi andare a modificare con questi effetti che sono veramente fantastici. Quello è possibile fare poi modificare il mascara, ecco in questo caso come sto facendo ora, vedete, io anche questa è una cosa fortissima. È possibile anche modificare le palpebre, come vedete sto modificando sulla leva e infine un'altra cosa incredibile sono i colori degli occhi. Ora qui viene molto forte, io vado a modificare la gestione, come vedete è veramente veramente incredibile. A questo punto riusciamo, tutto salva nell'album nostro, che andiamo a vedersi appunto l'immagine, eccola qui, apriamola, eccola, vedete, questa è la foto attuale e questa è la foto iniziale, cioè completamente diversa. Allora, io ho esagerato stringendo il movimento, accorciandolo, ovviamente uno non fa tutte queste modifiche, però è veramente veramente incredibile. Vi consiglio di usarla e di divertirvi e postarla sui vostri social network. Alla prossima, ciao bighe.